Salve a tutti amici, un saluto al vostro corretto esposito personal trainer. Continuiamo a parlare di bodybuilding professionistico perché, come abbiamo visto, negli ultimi giorni c'è stata la grande notizia dell'esordio di Chris Bumstead a Praga, nella Open. Sembrava semplicemente un piccolo capriccio di fine carriera, ovvero un capriccio per vedere un po' come sarebbe andata nella categoria Open, in una gara inferiore dove mancano i primi al mondo, giusto per chiudere la carriera e levarsi una piccola soddisfazione. Invece Chris, in maniera più o meno seria, ha detto che se ottenesse un buon risultato, valuterebbe di fare il Mister Olympia Open l'anno prossimo. È una cosa che a me mi ha lasciato molto perplesso per diverse motivazioni e ora ne parliamo. Come al solito vi invito a iscrivervi al canale e a lasciare un bel like se vi piacciono i miei video. Allora, raga, parliamoci chiaramente. Chris Bumstead. Innanzitutto andrebbe a decadere quello che lui ha sempre detto: enormi problemi di salute, un rene funzionante, malattie degenerative varie, situazioni che lo hanno fatto risultare come un eroe. Perché tutti dicevano: vedi, questo è uno che va contro tutte le sfortune che il destino gli ha riservato. Beh, però ragazzi, capite che non è proprio così, perché se avesse avuto tutte queste problematiche, Chris Bumstead non potrebbe competere nella Open. Lui già per competere nel Classic, per un peso di un 110 kg, ha dovuto sicuramente stradoparsi e prendere un bordello di medicine, quindi provando pesantemente il suo corpo. Nella Open dovrebbe fare ancora peggio, perché per poter fare un fisico Open devi prendere ancora più sostanze. Non so fino a che punto uno che ha annunciato il ritiro, sono anni che dice che si è stufato di competere perché il fisico e la mente non gli stanno troppo dietro. Vederlo competere nella Open a tempo pieno a me mi lascia un po' perplesso. Boh, che vi devo dire, raga? Mi lascia molto perplesso. Quindi vedremo, vedremo un po' cosa accadrà, vedremo se a Praga lui sarà competitivo. La seconda domanda è che mi fa venire in mente: come fa uno come Chris Bumstead ad essere competitivo nell'Open? Ragazzi, se nell'Open c'è gente che è alta 20 cm di meno e di base pesa di più da lui, com'è possibile per un atleta alto 1,85-86 m, che dovrebbe pesare 100, oltre i 130 kg? Io mi ricordo Gunther Sleerkamp negli anni 2000 pesava 136-140 kg, per un'altezza come quella di Chris Bumstead, come fa un atleta così alto a potersi presentare una gara 25-30 kg in meno rispetto ad oggi? Boh, non lo so. Stento a credere che lui possa essere competitivo. Poi, se gliele fanno vincere le gare Open, perché Chris Bumstead, non lo so, ma anche a livello di reputazione, chi te lo fa fare? Sei un campione dominante in una categoria e poi alla fin fine va a finire a rovinare la reputazione con dei risultati che non sono all'altezza, perché se sei Chris Bumstead e non vinci, capisci bene che tutti poi ti daranno contro. Te ne diranno di tutti i colori e faranno di tutto contro di te perché non hai vinto. Ti vai a rovinare anche quella che è la statistica della carriera. Non so. Ripeto, se rimane un evento isolato posso capire, ma non so che pro. Buttarsi nella Open per uno che i soldi non, a cui a lui i soldi non servono, parliamoci chiaramente, perché c'ha mille attività e guadagna lautamente molto più nelle sue attività che nel bodybuilding. Anche perché il Mister Olympia, il primo, vince 600.000 euro, ma devi arrivare primo. Non lo so, ragazzi. O qualcuno gli ha detto: competi che ti facciamo vincere le gare, e stai tranquillo perché prescindere dal fisico sarai là. Allora posso capire, ma per il resto, ragazzi, ho i miei dubbi. Stento a credere che, che è una scelta giusta questa per Chris. Stento a credere. Secondo me si rovina ancora di più la salute, rischia di rovinarsi l'immagine. A che pro? Boh. Quindi non so, poi parsi pure che lui veramente fa solo la gara a Praga, si ritira definitivamente. Sono assolutamente d'accordo. Io mi ricordo pure Brion Asley, che era il campione del Classic Physique prima di Chris, che tutti gli anni diceva: no, vado a correre. Vado a partecipare, concorro nella Open, passo alla categoria Open oppure alla 202. Non c'è mai passata, è rimasto là a fare dei risultati mediocri in una categoria dove di base guadagna anche due soldi. Non
perché evidentemente ha capito che non ce la faceva. E Brion Asley è piccoletto, si sarebbe riempito subito, probabilmente avrebbe avuto più possibilità di fare qualcosa di buono là. Non lo so, ragazzi. Io dico, poi ognuno fa quello che gli pare, non è che questo è soltanto un mio giudizio personale. Secondo me Chris ha tutto da perdere nell'andare a competere nella Open, perché là ti devi veramente allenare come un pazzo, devi sottoporre il tuo fisico a stress ancora superiori e non hai nessuna certezza di poter essere davvero competitivo, perché magari quelle linee fantastiche che c'ha oggi su un fisico di 30 kg più pesante potrebbero non essere le stesse. Quindi vediamo, raga, non lo so. Mi faceva piacere riportare queste mie considerazioni, perché io se fossi lui non lo farei mai. Comunque, evidentemente bisogna anche capire se dietro qualcuno non lo sta aizzando. Perciò fatemi sapere voi che ne pensate nei commenti e ci vediamo nei prossimi video.